Salve a tutti i legionari barbarossi non iscritti, io sono Alessio VCM e vi do il bentornato su Rimworld con la nostra colonia di Moria. Allora, il nostro monologo sì, in realtà in questo periodo è molto impegnato e quindi dovevo vedere un attimo cosa far fare, cioè cosa fare con questo ragazzo qua. Probabilmente lo terremo, solo che devo fare in modo che non mi muoia di fame e essendo Onarius molto impegnato la cosa non è scontata. Una cosa, un'altra che volevo vedere era fin dove può arrivare il ragazzo qua, perché a questo punto potrebbe essere una buona idea andare a mettere dei bannod in giro che permettano di amplificare il segnale. Ah no, permette di controllarne di più. Però è anche vero che fino a una certa distanza rimangono sotto il controllo. Vediamo cosa riusciamo a fare per ora. Qua non è ancora connesso alla corrente e a breve vorrei che lo fosse, però naturalmente abbiamo prima bisogno di un po' d'acciaio per riuscirci. Tra l'altro ho scoperto che questo Sleep Accelerator è necessario metterlo vicino al letto perché funzioni. Adesso no problem, ci proviamo subito. Non appena questo smonta questo. Ok, lo andiamo a mettere qua. Qua tra l'altro dobbiamo collegare alla corrente. Abbiamo tre batterie. Avremo bisogno anche probabilmente di un'altra turbina. Questo qua sta mangiando e sono tentato. È meglio convertirlo però prima di fare qualsiasi cosa. Quindi ci vorrà probabilmente un po' di tempo. Per quanto riguarda le varie cose, io ti direi, stai costruendo questo? Sì, bene, così almeno non ti dovrai occupare tu di questa cosa qua. Assolutamente neanche delle costruzioni. Tu voglio che faccia plank smiting e cucinare per il momento no, tanto ti vuoi mangiare i funghi, mi sembra di ricordare, e devi fare da warden. Anche questo è abbastanza importante, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Lo so che tu non c'hai voglia di trattare con le persone, però è necessario che convertiamo questo ragazzo e lo portiamo dalla nostra. Abbiamo bisogno di lavoratori umani anche. Più che altro di uno che si metta a ricercare. Questo è assolutamente ci serve. Purtroppo, però, ho messo questo un pelo in mezzo alle palle. Ah 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 ah. Bravo Alessio, bravo. È stato proprio furbo, cazzo. Che pollo, che pollo. So che questo devo farlo più giù, maledizione. E mo? E mo? Vabbè, la risolviamo così, guardate. Lo so, non particolarmente pratico, però facciamo una porta qua, che mi sembra che l'ordine più o meno ci fosse già, e in modo che passino sopra. E a meno che non posso smontare questa. E no, non posso. E vabbè, colpa mia, ho sbagliato. Tra l'altro, una cosa che penso di fare, tra l'altro, è fare un ingresso qua, un corridoio. E questo perché? Perché poi facciamo la killzone qui. Chiudiamo anche questo punto e la killzone sarà da quest'altra parte. A me sembra una buona idea. Tra l'altro questo qua, la sua certezza piano piano sta scendendo, quindi non male, non male. Speriamo di non metterci troppo. Questo va. Consumo di corrente è eccessivo, quindi abbiamo bisogno assolutamente di altra robina. Va bene, abbiamo bisogno di combustibile, assolutamente. Avremo bisogno estate, va bene. Avremo assolutamente bisogno ancora di altro acciaio, quindi andiamo a tirar giù qua ancora un po' di roba. Acciaio, tra l'altro, sappiamo che ce n'è anche qua dietro, quindi bene così. Certo, ci serve anche un progetto di ricerca. Vi ricordo naturalmente che non abbiamo le mod, non abbiamo la mod di ricerca, quindi c'è molta meno roba. Una cosa che potrebbe essere interessante è il deep drilling che ci permette di trovare risorse sotterranee, però una cosa che ci serve prima assolutamente è l'energia geotermica o anche solo il pannello solare. Io generalmente preferisco andare di geotermica perché la resa, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. È un peccato non averne qua internamente, ne abbiamo solo uno qua, ma già poter sfruttare questo non sarebbe male. Aria rilevata, ah giusto, gli sto facendo tra l'altro raccattare un po' di acciaio in giro ai nostri robottini. Non so se può arrivare fin qua, sì, ci può arrivare, bene, bene. Prendiamoci anche questa roba. Ah, non la posso portare via, è vero che non c'ho il minify. E niente, allora anche questa roba la andiamo a fare un bel deconstruct. Why not? No, questo è di slate, allora. E vabbè, ma anche queste. Sì, distruggi. No, queste le posso fare l'uninstall. E allora? Perché di queste no?
Di queste no, va bene, va bene. Ok, non importa, non importa, le andremo a spostare. Quello qua sta scavando. Qua i funghi piano piano stanno crescendo. Ci rendiamo conto naturalmente che non è tanta roba, però pace. Ce la facciamo andare bene. Per quanto riguarda la zona, possiamo arrivare, mi sembra, fino ad almeno qua. E questo va benissimo. In quanto sarà pronto questo? Non ci vuole tanto, quindi. Bravo, vai a chiacchierare un po' con Parnau. Certezza al 34%, secondo me in 2 giorni ce la facciamo e poi lo possiamo reclutare. L'altro ragazzo che era qua, tra l'altro, scomparso completamente. E energia finita. È giusto, giusto. Perché non me lo fa fare? Perché dobbiamo spostare questi, probabilmente. Ok. Me ne serve assolutamente un altro, più elettricità. Andiamo a fare il collegamento e così sia, perfetto. Qua adesso è connesso, quindi questi sono. Perché sono al freddo? Scusa, non è indoor questo? Sì che lo è. Allora. Ah, aspettate, aspettate, magari ho sbagliato questo. Floor zone. Remove roof area. Remove roof area. Ok, vediamo se così funziona. Tra l'altro, fatemi vedere se. Ah, giusto. Tra l'altro, qua devo mettere la temperatura sotto lo zero. Ecco perché. Va bene, perfetto. E anche qua, tra l'altro, questo magazzino è immenso. No, non mi serve nemmeno che sia così, così grande. Ok, fra poco avremo questo passaggio qua dietro, tra l'altro. Qua abbiamo questo, qua dovremmo ampliare tra l'altro questa zona. Conversione, bene, 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 bene. E allora possiamo iniziare il reclutamento. Ok, poi cominceremo a scavargli una stanza tutta per lui. Stanza tutta per lui che in realtà potremmo anche fare qua da qualche parte. È che, allora. Qua secondo me ci converrà minare un po' per fare qualche stanza. È anche vero che potremmo sfruttare qua e fare le zone per dormire qui. L'unica cosa è che non vorrei che passassero qua i nostri, cioè piuttosto preferirei fare una cosa così e andare a fare le stanze qua dietro. E mi sa che è quello che andrò a fare. Quindi gli do proprio l'ordine di fare una cosa di questo tipo. Poi là abbiamo detto che ci andiamo a fare la porta. Abbiamo tanto acciaio e questo va benissimo. Qua speriamo che anche questo cominci ad andare perché è necessario. Oh, sono proprio contento che adesso siamo pieni di acciaio. Ok, qua è aperto. E ora ci andiamo a mettere la porta e andiamo a chiudere qui. Perfetto. Abbiamo bisogno di 2 sedie. Che scemo. Mi sento proprio scemo, per aver messo qua questo. Però è anche vero che io me la pensavo come stile mod. Quindi qua nel tavolo ci stanno a mangiare volendo. Il fatto è che questo qua mi consuma tantissima energia. E quindi continuano ad andare tutto al diavolo. Qua 2 però mi servono, quindi. Oh, questo qua comunque è velocissimo a scavare il nostro amico. A sto punto sai che c'è? Se non hai niente da fare, vai a scavare un po'. Qua lo so che abbiamo messo una zona deposito per questo, però non vorrei che fosse proprio qua davanti, quindi. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Qua c'è ancora da costruire qua dietro. Qua, bene o male, il lavoro è fatto. Ci può arrivare qui per farlo? O non lo sta facendo per qualche ragione specifica? Dov'è il constructor? Ok, no, sì, stanno facendo proprio questo. Perfetto, perfetto, perfetto. Potrei farlo anche col resto, in realtà. E poi una cosa che vorrei, un'altra, è invece fare la nostra zona di preghiera, magari qua. Facciamo una bella stanzona. Lo so che qua ci sono le batterie, in mezzo alle batterie, ma perché no? Allora, inizialmente magari la facciamo piccolina la stanza. Tanto non ci serve che sia particolarmente grande per cominciare. Poi l'amplieremo e tante belle cose. Naturalmente. Qua invece, power floors, faremo le trappole naturalmente, pareti, 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 wooden wall, steel wall, allora mi chiudi questo punto,
Anzi, no, vi dirò, mi chiudi questo punto e qua invece lo lascio aperto. Passeranno da qua e cominceremo a metterci le trappole. Con magari una porta, che può servire. Door, mi fai la porta qua. Qua lascia aperto. Zone. Perché mi hai fatto sta stronzata? Perché mi hai fatto sta stronzata? Ah, ragazzi, c'è il mouse che è... Ok, è colpa del mouse che è impazzito. Perché sei impazzito? Non è stato carino da parte tua. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Perfetto. Wow, vedo che questi vanno alla grande comunque. Facciamo... è arrivata una carovana. Non volete tutti entrare a casa nostra? Siete matti? Ma siete matti? Oh sì che volevano. E quindi sei tutti qua? Vabbè, vediamo se hanno qualcosa di interessante da commerciare. Allora, una lancia shock, una lancia dell'insanità. Noi abbiamo acciaio, sì, ce l'abbiamo. Medicine delle erbe. Dato che non abbiamo tante medicine, potremmo anche comprare qualcosa, effettivamente. Neuramine, alpaca. Prego, abbiamo degli animali. Si sono autodomesticati, io mica me ne sono accorto. Ok, beh, buono a sapersi. Sentite, allora, lo so che spreco acciaio a fare ste cacate, però a sto punto andremo a fare produzione. Produzione, produzione, ordini, struttura. Facciamo un fence. Da questa parte. Ok. Con un gate per poter arrivare qui. Probabilmente non abbiamo abbastanza legna per fare questo, però adesso in un modo o nell'altro un po' la andiamo a prendere. E qua probabilmente ci andremo a fare dei campi. Perché effettivamente ci sono due cose che ci servono che vale la pena cominciare a coltivare. Che sono il cotone. E la heal... come si chiama? La heal root. Allora. Ah, c'è anche la tintoria, quella per i colori, è vero che è stata aggiunta. Heal root. E da questa parte anche di più, sinceramente. Ci mettiamo il cotone. Qua ci mettiamo le trappole. Security. Sono belle costose. Vabbè, cominciamo con una e poi vediamo. Non può essere piazzata dietro un'altra trappola. Quindi un po' di spazio tra loro ci deve essere. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Ci costerà un bel po' di legna farlo, però. Tra l'altro, così facendo dovrei aumentare un po' la produzione di elettricità. Abbiamo assolutamente bisogno di più roba. Tra l'altro, vi dirò di più. Caro ragazzo, se hai tempo, se hai tempo, io ti direi, dato che qua abbiamo un po' di sandstone, di lavorarla. Qualcosa ce lo faremo con quella sandstone. Reclutamento come sta andando? Resistenza a 15. Ah, tra l'altro, va bene un attimo qua. Ah, qua non ho fatto il coso del pen. Anche tu c'hai ragione. E... zona, zona, zona. Potere, produzione, strutture. Ogni volta che non trovo mai niente. Ma niente, maledizione. Miscellaneo, spellmarker. Perfetto. Sì, magari non in mezzo alle palle. Facciamolo qua. Ok, perfetto. Ma fantastico. Con cambi di prezzi e tutte queste cose. Bellissimo.
Qua me li fa vedere per valore. Aspetta, poi cos'altro abbiamo? Contatta la Banca Imperiale. Wow! Abbastanza alta quest alto questo costo di deposito. Ok, serve per metterlo al sicuro. Poi abbiamo la banca della Royal Federation. Ok, poi cosa abbiamo? Contratti. Qua ci permette di vendere la roba per farci un po' di soldi con un markup, tra l'altro. Ok. Mercato azionario. Fantastico, con tutte le varie industrie. Ah, e se vado sopra mi fa vedere il valore delle azioni. Bellissimo. Questo è fantastico. Le notizie, posso vedere? Vabbè, i prezzi. Ok, questi sono loro. Ah, si erano appena unite le capre, non me ne ero mica accorto. Ok, perfetto. Qua stanno cacciando, facendo le varie cose. Qua ci sono questi alpaca che sono tentato sinceramente di cacciarli. Se non altro, sì, i funghi no, sono pronti. No, è necessario, è necessario. Va bene, va bene. Wildlife, eccoli qua. Alpaca e olè. Vai a caccia, caro Norius. Dopo aver fatto questo, naturalmente. Potevi anche cercare di convertire lui, eh. Ma da dove stai sparando? È una battuta di caccia molto difficile. Heatwave, naturalmente. Però cibo finito. No, ragazzo, ho bisogno che mi tiri giù quell'alpaca che stavi cacciando. No, non l'hai neanche ferito? Mamma mia. Allora, senti, fa una cosa. Fa una cosa. Fammi harvest qua sotto. Ah, però non posso? No, posso. Ok. Ah, le ha raccolte talmente a culo. Bravo, Norris, bravo. Tu sì che sai come morire di fame. Dai, un po' di roba riusciamo a raccoglierla. Devo dargli anche per questo la priorità principale, perché sennò ci muore di fame a questo punto. Perché davvero cibo finito. Resistenza. Piano piano. Ci vorranno ancora tanti giorni. La carovana se ne sta andando. Devo comprare il cibo da loro, scemo io. Nella serie nuova, fermo. Posso provare a fare una cosa, posso provare a fare una cosa, ovvero strutture, no, 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 no. L'abbiamo visto prima, maledizione, eccolo qua. Costruitemi quello. Onorio si è tornato a caccia. No, 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 dove stai andando? Cosa è successo? Oh mio Dio, ma qua sotto ha combattuto e c'è stato... Fantastico, che botta di culo, ragazzi, che botta di culo. Facciamo che vai di corpo a corpo, eh. E questi qua li raccogliamo, raccogliamo tutto. No, ragazzi, ci è andata proprio bene, ci è andata proprio bene. Ok, perfetto. Quanto è ferito questo? Allora, io potrei salvarti o prendere tutto quello che c'è qui. Scusa. Ma ci sono urgenze e urgenze. Gnam gnam, la gelatina. Ah, lui poi continua la sua caccia tranquillo.
va bene. I robottini qua ci arrivano. Eh no, perché ci può arrivare solo lui. Coppessa è riuscito a prendere il lama. Va bene, va bene. Qua le bacche sono state messe, quindi in teoria dovremmo riuscire a fare la pasta qui. Ah, siamo anche messi bene con la corrente in questo momento. Ah, sono contento. L'unica cosa, non ho messo gli animali nel pen. Ah, giusto, perché non ce n'è nessuno che se ne occupi. All research, non mi ricordo mai quale cavolo sia. Hunt. No, non è questo. Non era il warden che se ne occupava. E mettiamogli anche questo come principale. Caccia, hai fatto sto giro. Quindi va bene così. Poi gli faremo fare altro. Vediamo quanto ci mette per il dormire effettivamente. Ah, e tra l'altro c'è il bonus per il fatto che continua a mangiare senza tavolo. E ha mangiato al caldo. Ma sei matto? Oddio, è vero, qua ci sono 30 gradi. Perché è estate? Perché è estate? Questo non serve più. Potremmo, anzi, vi dirò di più, mettere qua questo per raffreddare un po' la zona. Qua andiamo a creare piano piano la stanza. Struttura, andiamo a lavorare sulle pareti. Non è qui, non è qui. Perché non continuano a non trovare mai questa cosa qua per sistemare le pareti? Mi fa uscire di testa. Eccolo qua. Qua raccolte quasi pronto, tra l'altro. Dove sei, Honorius? Qui. E in realtà dovresti anche andarmi a raccogliere quella roba lì. Ti dirò prima di fare il resto. Se non altro perché davvero qua c'è tanto potenziale. Questo vabbè, lascialo qui. Bravo, che metti le caprette qui. C'è abbastanza roba per voi. Sì, anche se poi sono messa ad ampliare. Questa. Vuole stare alla colonia per 14 giorni. In cambio si offre di lavorare e combattere gratuitamente durante quel tempo. Se rendi felice potrebbe unirsi a te. Potrebbe anche ricompensarti dopo. Il rifugiato non è parte di nessuna nazione. Va bene, dai. Stai. Oh, e finalmente possiamo dare un nome a questo insediamento, Moria. Perfetto. E noi saremo The Technocracy of Moria. Non Mora, Moria. Ok, perfetto. Qua le trappole tra l'altro sono pronte, questo va benissimo. Sono tentato di espandere al massimo possibile queste due zone, tanto caso limite si può fare un downsize se vediamo che andiamo a produrre troppa roba. Poi avremo bisogno naturalmente adesso anche di magazzini, di tutte queste cose qua, la cucina potrebbe avere senso averla qua vicino e tante varie cose. Qua il reclutamento è continuato, qua abbiamo raccolto quello che si poteva raccogliere, non ancora. Ok, ci sta pensando lui. Abbiamo Skyrock, tra l'altro. Che cosa sai fare, cara ragazza? Sei una cuoca, a me non serve una cuoca. Senti, già che ci sei. Allora, facciamo che potresti farmi un po' di mining. Arte, non mi interessa in questo momento. Guarda, fammi questo. Smithing, lascia stare. Il che vuol dire che per il momento si mette a far questo. Penso. Esatto. Così mi libera di un po' di sassi. Che non è una brutta cosa. Oddio, no, in realtà. Eh sì, cucinare anche potresti farlo. Quello potrebbe servire perché c'ho da macellare gli animaletti. Sì, quindi fammi quello. E qua mettiamo Butcher Creature e lo facciamo forever.
Elettricità, ci stiamo dentro. Il robottino che coltiva, dove cavolo sta? Mac, gruppo 1. Dov'è l'Agriend? Ah, ha cominciato di qua. È vero che sceglie lui che cazzo fare. Giusto, giusto. E dicevamo che c'era un modo per farlo andare più lontano. Volendo sì, vabbè, cominciamo a costruirlo, vediamo cosa comporta. Io lo metto nella sua stanza. Per il momento, questo l'ho spento perché non mi serviva. Questo in teoria è acceso, va bene, è rifugiato arrivato. Ok, carne d'insetto che abbiamo detto che gli piace, quindi va bene così. Caccia, abbiamo ancora il compito di caccia? Boh, non lo vedo in questo momento. Qua reclutamento invece quanto siamo vicini? 14,1, lontanissimo, è lontanissimo. Questi due robottini sono in carica, va bene. Ah, lei tra l'altro dove va a dormire? Va a dormire qua. Ok, onesto. Qua continuiamo con il sentiero nell'oscurità. Siamo sopravvissuti per un po', abbiamo ottenuto l'achievement per questo, bene. Achievement, vi ricordo che quella è una mood in questo caso. Ci siamo quasi con i funghi, dai, 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 dai. Fammi ampliare ancora un po' sto deposito. Io davvero qua la roba non so più dove metterla. Infatti ho proprio bisogno che mi facciano questo mestiere. Ok, il costruttore si sta ricaricando, un altro sta costruendo qui. Qua abbiamo fatto tutto, qua questo sta ampliando. No, ma me ne ha fatti due diversi, questo qua è di patate tipo. E vabbè. In realtà ci può stare. È emergenza, scorta di emergenza. Dai, va bene. E col senno di poi ci sta. Però qua no. Però qua no. Questo non lo voglio, scusa. Scusa, ma no. Ok. Non siamo messi benissimo con i vestiti, tra l'altro. Ho bisogno anche di quello. Produzione Electric Tailor Bench, perfetto. Che mettiamo momentaneamente qui, qui. Qua non ci sta e va bene, la mettiamo qua sotto. Ok, anche se in realtà al momento non ho nulla per fare i vestiti. Ok, questo lo devo. Voglio il tune a lui. E comporta che? Arrivano più lontano, quindi i bottini. Potrebbe servirmene un altro, tra l'altro, di questi agriend. Quindi facciamo che cominciamo a costruirlo. Acciaio siamo di nuovo alle strette, tra l'altro. Heatwave finita. Andiamo a prendere ancora un po' d'acciaio qui. Qua l'abbiamo finito. Qua possiamo andare a minarne ancora un po'. Me lo mini anche là di qua. Qua i rifiuti come stanno messi? Indoors 50%. E non è che siamo messi benissimo. Vediamo se riesco a portare le temperature più basse, perché l'obiettivo è fare che non si dissolva sta roba, quindi. Ok, non mi ricordo se qua possono passare in mezzo. Sapete che nel dubbio però. Io vado a murare così almeno siamo certi che anche no. Qua abbiamo un po' di robottini in carica. Va bene. E posso spostarli? In realtà no. Posso dare ordine di fare ancora un po' di cose di sandstone. Perfetto.
E il timer è scoccato. Tra l'altro, io ho fatto uno screenshot per magari la copertina, vediamo. Perché questo qua naturalmente riguarda la killbox, il fatto che ci siamo un attimo espansi, che stiamo continuando a crescere. Io, come sempre, naturalmente mi auguro che l'episodio vi sia piaciuto. Parto con il ringraziare il primo abbonato al canale per il suo supporto, in generale quelli che sceglieranno di abbonarsi. Cliccando sul bottone qua sotto per l'abbonamento potete vedere tranquillamente i benefici. Se sceglieste di non farlo, spero naturalmente comunque che abbiate gradito il video e che continuerete a seguire questa campagna e che perlomeno lo supporterete con un bel mi piace. Questo è già molto importante in quanto permette a questo video di essere visualizzato più facilmente da altre persone. Io vi ringrazio, a tutti i giornali e ci vediamo nel prossimo episodio.